Ragazzi, io sono Caterina, questo qui è il mio canale YouTube. Oggi porto un video dove reagisco ai miei fail e alle mie cadute e vi racconto anche qualche fail che ho fatto. Io guarderò i fail e reagirò qui, cioè metterò il video qui, così potete capire di che cosa sto parlando. Allora, incominciamo con questo. E questo era quando montavo in Romania, che montavo da un annetto ormai, e niente, adesso vedrete la cosa che ho fatto. Salto il primo, salto il secondo, tutto bene, poi, lo so, ho fatto una precessa molto, molto smart. Vabbè. Stavo ancora imparando come funziona l'equitazione. Secondo video, sempre con lo stesso cavallo. Se volete vi faccio un video di questo cavallo, perché ce l'ho avuto per un paio di mesi in fido, però rimane nel mio cuore come tutti i cavalli. Questo è il secondo fail. Questa era la prima volta che saltavo il muro. Cioè, come potete vedere, è proprio un muro. Non è altissimo, però era la prima volta che lo saltavo e glielo dovevo fare. Non farvi vedere, però era la prima volta che lo saltavo. E niente, sono una pera cotta completamente, cioè proprio così. Però fortunatamente non mi sono fatta niente, neanche lui, perché davvero si è leggermente fermato e io mi sono lanciata praticamente. Vabbè. Questa invece è un paio di... Ma anche un annetto dopo, okay. Vabbè, un paio di mesi dopo, quando sono venuta in Italia, e questo era Amadeus, che io, di cui io vi ho parlato un po' di tempo fa, e niente, vediamo, questa è la mia famosissima fail con Amadeus. Eccolo là. Mi ricordo ancora i lividi che avevo dopo quella caduta, cioè quei lividi. Però niente, sono risalita e l'ho rifatto tutto bene, e il percorso prima di quello era molto molto buono, perciò mi dispiace di essere caduta, però quello era un sociale e ci sono rimasta un po' male perché stava andando tutto bene prima di quello stoppino là. Sempre Amadeus e niente, io decido di precedere molto amabilmente su praticamente ogni salto. Questo invece non sono caduta, questo è soltanto un fail, però adesso lo vediamo. Eccolo, oddio, ecco, povera me. Povera me, io non sapevo l'esistenza delle sgroppate, perché era la prima volta che mi aveva sgroppato in vita mia. Cioè io stavo là tipo, che cosa è successo? Vabbè, questa è una fail così, cioè l'ho messa perché ce l'ho. Però io e le distanze non ci vogliamo bene, come potete vedere. Ed eccolo là. Questa era una delle poche volte che Amadeus mi ha salvato la vita. Cioè, non la vita, però ha fatto il carino con me, ha deciso di non fermarsi perché poteva. Questo abbiamo un fail con Cool Boy. E questo fail qui non si vede molto. Però ve lo spiego. Intanto guardiamo il video, vediamo se notate qualcosa di strano. Sembra che non succeda niente, no? Però lui, prima del secondo salto là, inciampa e si è sentito, cioè io mentre stavo a cavallo pensavo, eccomi qua, ecco, casco. Invece dal video sembra che non è successo niente. Vabbè, adesso vi racconto di alcuni fail. Allora, partiamo dal fatto che io questa settimana qui sono caduta 3 volte. Perché Cool Boy ama sgroppare e io non mi so tenere bene. Speriamo che questa cosa si risolva, perché non mi va di cadere ogni 2 per 3. Però
È stata una bellissima esperienza cadere queste 3 volte, sono molto fiera di me stessa, che non mi sono fatta niente, grazie. Però dai, andiamo un po' nel passato. Io montavo questo cavallo che, se, vi giuro che se vi trovo una foto ve la metto qua, ma probabilmente non la troverò. Ma forse sì, vabbè, ve la metto qua se la trovo. Questo cavallo era il primo cavallo con cui ho saltato ed era davvero carino, cioè un cavallo della scuola, e io con lui ci facevo le prime lezioni, ho cominciato a galoppare e poi ho cominciato a montare quel cavallo. Quel cavallo si spaventava sempre in un certo angolo del campo e allora io ero terrorizzata di lui perché incominciava a galoppare come uno scemo, io non sapevo montare e allora mi sono messa paura e non lo volevo più montare. Poi un giorno il istruttore mi fa montare, me lo fa montare e mi dice: "No, non è quel cavallo, è un altro cavallo, tranquillo, è un altro cavallo." Io non sono scema e ho riconosciuto il cavallo. Ho detto: "Vabbè, dai, sono mesi che non lo monto, diciamo, montiamo, no?" E mi fa saltare. Allora c'era una gabbia, no? Così, c'era una gabbia. E proprio 4 falcate, no, 3 falcate dopo la fine della gabbia, c'era una pozzanghera enorme, ma enorme. E io, vabbè, dai, mi metto a saltare, faccio un paio di ostacoli prima e poi faccio la gabbia. Vado a saltare la gabbia, mi salta il primo benissimo, il secondo si impunta e poi si gira a destra, io casco, però mi sono retta alle redini e sono caduta in piedi e quella era la mia prima caduta perché lui si era spaventato della pozza. Però, così. Poi ci sono state quelle 2 cadute che vi ho fatto vedere nel video. Poi con Amadeus ci sono state molte altre cadute, ma molte, che succedeva spesso che io cadevo, però diciamo che la più brutta è stata a Casale San Nicola, dove in campo prova, dopo un salto, ha sgroppato e la sella mi ha fatto da effetto catapulta e io sono caduta per terra. Non mi ricordo assolutamente niente di quello che è successo, cioè fino ad adesso mi ricordo soltanto che, vabbè, ho l'immagine mentale di quello che è successo perché me l'hanno raccontato, però non mi ricordo bene quello che è successo. Mi ricordo soltanto che mi sono tipo svegliata, stavo per terra e mi alzo e guardo il mio istruttore che mi sta venendo incontro, ma io cioè niente, vi giuro, non mi ricordo niente. E poi dopo di quello sono andata anche a fare la gara, però non mi ricordavo il percorso, sono dovuta andare a rivedere il percorso, rivedere tutto perché non mi ricordavo niente, sono entrata proprio in panico perché non mi ricordavo niente. E quella era la mia prima caduta un po' più così. Poi vabbè, anche un centro estivo che ho fatto in Spagna, ho fatto un bel po' di cadute. E niente, anche con Cool Boy purtroppo le ho fatte le cadute perché lui, avendo la schiena molto, cioè dando molta schiena, quando sgroppa è molto difficile stare su, ma tanto. Comunque, io ricordo questi momenti con tanta gioia perché sono migliorata un bel po', da quando montavo in Romania o comunque all'inizio quando montavo con la Madhouse. Sono migliorata, almeno spero di essere migliorata almeno un pochino. E sono tutte esperienze che comunque portano a crescere. E io concludo qui questo video, spero vi sia piaciuto, spero sia stato minimamente interessante per voi. Se volete vedere più cose su di me, su di Cool Boy, che è il mio cavallo, se non lo sapevate, e andate sul mio Instagram, che è @coldoubleGrey, che vi lascerò il link nella descrizione. Grazie mille per aver guardato questo video, lasciate un pollicione in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, vi mando un gran bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!